Bentrovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. Fa freddo dalle nostre parti e non solo, a centro Italia hanno inventato una cosa simpatica e sta arrivando Babbo Pasquale, perché praticamente fa così freddo che sembra Natale, ma invece sta arrivando Pasqua. Anche da noi fa freddo, però. Sapete, è così, capita ogni tanto che anche la primavera arrivi in ritardo e fa freddo anche a livello nazionale, non si riesce a trovare l'accordo, non cuoce questo accordo fra i vari competitori a livello di Camera e Senato. Si sono già fatte le prime elezioni che sono andate a vuoto, si aspetta che il quorum scenda, però si prospettano anche delle grandi alleanze che faranno certamente discutere. Ma a noi ci interessa molto che i governi siano veri, che possano operare, perché in questa nostra regione ne abbiamo tantissima racina appesa, in questo caso anche verdure appese, perché la crisi dell'agricoltura ha davvero raggiunto il top e da parecchi giorni c'erano delle proteste, erano stati addirittura fatti dei presidi davanti a numerosi comuni della Sicilia, fra cui naturalmente quelli più agricoli, da Rosolini a Vittoria a Santa Croce, perché c'è questa realtà che non possiamo nascondere, che è la realtà degli ingressi dei prodotti che non sono siciliani anche nel nostro mercato. E quindi in Italia, noi che potremmo avere un mercato gigantesco, ci troviamo con prodotti che vengono da fuori facendo quella che si chiama la famosa triangolazione. Dal Marocco vanno in Spagna diventano europei e li mandano qui a prezzi molto più bassi. Vedete, dalle immagini c'era stato questo presidio forte e comunque questa richiesta forte di poter incontrare i massimi vertici della regione. Il presidente Musumeci ieri aveva già dato il suo ok, c'era stata una richiesta da parte delle organizzazioni di categoria, ma anche dell'onorevole Di Pasquale, che aveva chiesto al presidente di venire qui a Ragusa, a Vittoria, per parlare con gli agricoltori. Ed effettivamente Musumeci, intorno all'una, devo dire che era atteso molto prima, ma voi capite che il Presidente della Regione impegni ne ha tanti, ci mancherebbe altro, e quindi è arrivato intorno all'una qui a Vittoria ed ecco le immagini che ci sono state fornite dalle televisioni con le quali noi collaboriamo, e perché era inutile, eravamo tutti lì, devo dire anche questa la verità, e alla fine c'è stato un intenso è breve ma intenso incontro nel quale si è cercato di capire quali sono i problemi che assillano gli agricoltori. Chiaramente Musumeci non viene da chissà dove, è un uomo della Sicilia, è un uomo della zona di Catania, di Militello Val di Catania, dove anche lì l'agricoltura è importante, di conseguenza sa bene come stanno le cose. Erano tutti lì ad ascoltarlo, anche noi abbiamo registrato questi 2 minuti, che sono, per dirvi la verità, il clou, il cuore della situazione, perché è proprio lì dove, come si dice, casca l'asino, è proprio lì su questa storia delle importazioni e delle esportazioni. E Musumeci dice anche una cosa alla quale non avevamo fatto poi tanta attenzione. Perché dal nord al sud arrivano miliardi o meglio, noi spendiamo miliardi per acquistare i prodotti dal nord al sud, però dal sud al nord non succede la stessa cosa a causa di un accordo che ha definito criminale. 2 minuti di Nello Musumeci. Gli interventi sono da dividere in due tempi, interventi immediati e interventi a medio termine. Alcuni sono stati già indicati qui. C'è
c'è anche l'assessore alla sanità, dimenticavo. Allora, signori, noi subiamo una condotta che è stata criminale, è diventata da tempo, da almeno 20 anni, un tubo digerente. Le industrie del nord mandano in Sicilia e nelle regioni del sud prodotti per 80 miliardi l'anno. E noi consumiamo i prodotti dell'industria del nord. Le industrie del settentrione d'Italia potrebbero chiudere nello spazio di qualche mese. Qualcuno dovrà pur spiegarlo a loro signori. E dall'altro lato, noi subiamo una concorrenza sleale, ma è stato detto, la cui storia triste e dolorosa comincia nel 1996 col governo Dini, credo, quando il ministro degli esteri firma l'accordo con il Marocco. Nello Musumeci il presidente ha definito criminale l'accordo e quindi bisogna operare su questo. Qual è questo accordo? Lo ha detto, andiamo indietro di qualche anno, perché quando noi ci volevamo vendere alcune nostre bellezze, no? Che per esempio i trattori della Fiat, no? Siccome ci dobbiamo andare a vendere dove hanno bisogno dei trattori della Fiat, perché naturalmente in Germania i trattori della Fiat si pigliano quelli della Mercedes, per dirti, invece in Marocco. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto: noi vi vendiamo i trattori e noi ci compriamo i vostri prodotti, senza tener conto, come sempre accade in queste occasioni, che noi di questi prodotti ne abbiamo a tinchite. Quindi è chiaro che a questo punto ci siamo trovati incartati, ci siamo incartati e ci siamo dimenticati dei produttori che sono in questo caso quelli del pomodorino, della zucchina, delle cose, ma che qualche tempo fa erano quelli dell'olio. Con la Tunisia qualche mese fa, un anno fa, abbiamo fatto lo stesso discorso: hanno una grave difficoltà economica e noi su questo siamo assolutamente d'accordo. Allora, per aiutarli abbiamo permesso che venissero importati in Italia non so quanti centinaia di migliaia di tonnellate di olio, che poi è olio buono, anche i pomodorini sono buoni, non sappiamo come sono stati coltivati, non sappiamo quanti fitofarmaci ci sono, non sappiamo tante altre cose, però insomma a guardarli sembrano pomodorini normali. Ma perché dobbiamo mettere in crisi i nostri imprenditori? E a proposito di imprenditori, dopo una lunga ricerca, perché da noi dobbiamo dire, c'è anche il fatto che lamentarsi è capitale, però parlare, c'è una tavica, non vogliamo parlare, ma non voglio dire parole che sono brutte, però grazie a Dio abbiamo trovato un imprenditore di un'azienda importante, la Serra Valle di Comiso. Abbiamo raggiunto al telefono Vincenzo Di Bernardo. Diciamo, lui è un imprenditore, gli abbiamo chiesto: ma qual è l'idea? Per quale motivo succede questo? È vero che sono queste importazioni triangolari false che ci rovinano il mercato? Sentiamo. Regolarmente è ormai una cosa conclamata che l'immissione di prodotti dai paesi esteri, per noi che seguiamo delle discipline e delle condotte che sono a norma di legge per tutto quello che è la gestione aziendale, non siamo ormai competitivi. Cioè, è una storia ormai vecchia, una storia ormai che si è consolidata, e ovviamente non è una storia non sostenibile. Lei immagini che quest'anno, con l'annata che c'è degli ortaggi, la produzione ortiva, io sfido chiunque dei miei colleghi a dire che questo è un anno che porterà soldi in cassa, se non debiti, perché questa è la fine di tutto ciò. E ovviamente il problema dove sta? Cioè, noi ci confrontiamo col mercato. Se il mercato è quello che oggi io devo raccogliere la zucchina a marzo a 20 centesimi, ovviamente non mi pago neanche le spese della raccolta. Mi spieghi lei, con
delle spese fisse che mi vanno dai 60 ai 70 ai 70 centesimi, dagli 80 centesimi al chilo, vendo un prodotto a 20 centesimi, certo. Dove sta il problema? Dove sta il problema? Il problema per noi è questo, è che confrontandoci con il mercato ci risponde sempre. Una volta che c'è il prodotto che viene dalla Spagna, perché poi, diciamolo tutto, il problema è quello che viene transitato il prodotto dalla, da alcuni paesi europei che poi lo vendono come prodotto europeo quando europeo non è, a costi che sono per noi insostenibili. Certo, è una realtà. Io, questo è stato un confronto anche con molti colleghi su questo. C'è una linea dura di alcuni colleghi che è quella, non ci facciamo più prendere in giro, ci hanno detto di tutto e ogni, ma non è mai successo niente. Io invece credo, insieme a tanti altri colleghi, che la soluzione sia proprio politica e lì dobbiamo credere, lì dobbiamo puntare. Io non so cosa possa fare Musumeci e quale sia la sua volontà e quella della regione Sicilia oggi, però dico questo, una regione forte, una regione come la Sicilia, che è quella che decide qualsiasi elezione italiana, non capisco perché non ha il potere di sbattere i pugni nei tavoli giusti per dare aiuto a un comparto che è fondamentale. Due comparti esistono in Italia, il turismo e l'agricoltura. Se questo non si capisce vuol dire che siamo destinati a morire, ma come state? Cioè, abbiamo due soli comparti che possono rialzare questo paese. Che la soluzione è politica, non è di nessun altro tipo. Quindi io spero e credo che possa fare qualcosa e deve fare qualcosa, ma la politica in toto, non una sola persona. Dice l'imprenditore, è vero, non stiamo qui ad esagerare, è vero, perché ha fatto anche i costi, se io devo vendere a 20 centesimi, già me ne costa 60 per produrli, raccogliere, compagnia bella, ma come possiamo andare avanti? E ci rendiamo conto che quando poi la crisi dell'imprenditore si poi ripercuote anche sul lavorante che magari aveva degli impegni che aveva preso perché si era comprata la casuzza e cose del genere, e questi poi vengono tartassati con il problema dei sequestri, voi sapete, degli sfratti e cose del genere. Allora, questa è la verità. Sì, il trucco viene utilizzato anche in tanti altri settori, il grano kazako, che non è una brutta parola, lo dico semplice, ma che kazako? Il grano kazako è la seconda nave che a Pozzallo viene fermata. E la cosa più triste, devo dirvi, è che il grano kazako va a finire ai mulini della nostra provincia, e quando noi parliamo del mulino X, mulino Y, non faccio nomi, siamo convinti che è roba nostra, invece no, è grano kazako, che è buono, non c'è dubbio, ma che come lo trasportano non è buono, perché il grano kazako era con le muffe e cose del genere, come lo trasportano, ma quella è colpa dei trasportatori, anche perché il grano costa pochissimo e quindi costa poco tutto, no? Allora, il grano kazako, dicevamo, non è brutto, però noi siamo convinti che quando leggiamo Muoreca, il mulino di Muoreca o di altra zona nostra, è roba nostra. Non è così, lo capite? Non è così. E questo grano non viene dal Kazakistan. Lo mandano attraverso una ditta magari francese che lo ha comprato, lo marchia francese come pare in questa occasione e te lo fa arrivare per non avere controlli doganali. Fortunatamente in dogana queste cose si devono fare ed ecco che qualche volta si fa il controllo ed è giusto. Il sindaco Moscato, che vedete, ha mandato un comunicato, ci ringrazio il presidente della regione, poi sono dello stesso partito, il presidente ha potuto ascoltare dalla viva voce dei produttori quali sono i problemi, quindi ora il presidente costituirà con le rappresentanze dei produttori un tavolo regionale anticrisi in modo da raccogliere ed elaborare proposte. I controlli sulla merce, ecco qua il trucco, in viaggio verso la Sicilia proseguiranno
e ci sarà un incontro tra il Presidente e i vertici della Comunità Europea a Bruxelles. È lì che bisogna incidere per rivedere i trattati che hanno svenduto la nostra agricoltura. Questi trattati, diciamo, non sono della scorsa settimana, ma risalgono a parecchi anni fa. Era stato gridato allo scandalo, però eccetto, non gliene frega niente, no? Chiaramente nell'immediato futuro non si rivolgerà, non si risolverà niente, ma lo stesso Presidente ha detto ci sono degli interventi a breve termine e a lungo termine. A breve termine possiamo fare i controlli così, a lungo termine ci vuole un intervento. Vabbè, avete visto nel parterre, tutti quelli assettati, no? Dietro c'è l'onorevole Assenza, ma davanti c'era Nello Di Pasquale, poi c'era la Campo, poi c'erano vari sindaci, insomma tutti questi. Allora noi abbiamo raggiunto per telefono Nello Di Pasquale, che aveva chiesto a gran voce, ecco, lo vedete insieme al sindaco di Acate, non so, mi pare c'era anche il sindaco di Scicli, insomma c'erano un po' tutti quelli che hanno interesse nella economia di questa nostra provincia. Allora sentiamo cosa dice Nello Di Pasquale al telefono, perché anche lì la situazione è questa, parliamo di regione, ma purtroppo il Presidente della regione non naviga in acque tranquille. Sentiamo. Oggi abbiamo avuto questo incontro a Vittoria con gli agricoltori per la crisi agricola. Ovviamente la vicenda è una vicenda antica e nessuno si permette di ritagliare, di riconoscere responsabilità particolari al Presidente. Su questo non ci sono dubbi, non nessuno di noi si è permesso a strumentalizzare la questione. Ovviamente abbiamo bisogno però che ci sia un Presidente della Regione che si occupi della vicenda. La cosa che mi ha fatto particolarmente piacere è che una questione che io ho sollevato già nel 2012, che riguardava l'applicazione delle norme di salvaguardia, che allora io ho portato a conoscenza del Parlamento in riferimento agli accordi Euro-Mediterraneo, sto parlando marzo 2013, oggi è stato al centro della discussione a Vittoria, quindi molti si sono resi conto che quella era una battaglia che aveva un suo significato. Il Presidente ha anche assunto un impegno nell'aprire una trattativa con lo Stato e con la Comunità Europea per l'applicazione anche delle norme di salvaguardia e più altre cose, tanto di buone propositi, disponibilità, quindi non abbiamo motivo noi di dubitarne. Siamo qui, io da deputato di opposizione su questa vicenda non posso che essere accanto al vicino se lui farà cose concrete e si impegnerà per la tutela degli agricoltori. Ovviamente se questo non dovrebbe farlo, non dovesse farlo, il mio ruolo di opposizione sarà quello di spingerlo e di criticarlo quando che non dovessero essere fatte le cose per cui si è impegnato. Per quanto riguarda il bilancio, prossima settimana, onorevole? Ma ora, da lunedì già siamo in aula per quanto riguarda il bilancio, ancora comunque non c'è stato trasmesso nulla, speriamo che ci venga trasmesso più presto e poi potremo vedere le mani, saremo in condizione di esprimere il nostro giudizio. Io l'ho sempre detto e ribadito, opposizione, quando per fare opposizione non abbiamo voglia di farlo. Stiamo restando che però che i primi che si devono assumere le responsabilità sono la maggioranza per questa tedesca. E se questa maggioranza non c'è, comunque il Presidente lo deve dire in aula e deve farci capire anche come intende andare avanti. Perché non possono pensare sicuramente che noi possiamo rimanere in aula a votare tutto quello che ci viene portato in maniera senza condividere, ecco, i percorsi anche che portano a predisporre gli atti finanziari. Quindi una cosa importante secondo me che è dovuto venire in aula e dirci che non ha la maggioranza, che l'ha persa, possibilmente spiegarci anche perché e dirci come intende fare. Sono un po' preoccupato, questo non lo dico, perché l'ultima votazione da 36 erano 25-24, quindi un bel po' di assenza.
Questa è Teleiblea. Basta, 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 non ne posso più, non ne posso più. Ho bisogno di una vacanza. Scusa, perché non andiamo a Malta? Il modo più semplice, rapido ed economico per raggiungere Malta, volando dal nuovo e funzionale aeroporto di Comiso. Con Air Malta, in pochi minuti, sarai sull'isola dei Cavalieri, famosa per le sue attrazioni turistiche e culturali. Il tuo magico weekend con voli a prezzi imbattibili. Ed il posteggio in aeroporto a Comiso è gratuito. Informazioni e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi o sul sito airmalta.com. Air Malta, una grande compagnia aerea al servizio dei siciliani. Essere vicini ai bisogni delle famiglie e permettere un accesso rapido alle prestazioni sanitarie, è nato a Ragusa l'ambulatorio polispecialistico del Centro Risvegli Ibleo. Attraverso la tessera di sanità sociale per le famiglie, a fronte di un contributo volontario, sarà possibile usufruire di due consulenze specialistiche gratuite tra tutte quelle erogate dai medici specialisti dell'ambulatorio. Le successive consulenze e gli accertamenti strumentali saranno erogate sempre a tariffe vantaggiose. Tra le prestazioni offerte dall'ambulatorio, la visita cardiologica, neurologica, ginecologica, chirurgia toracica, angiologica, dermatologica, nutrizionistica ed ecografia. L'ambulatorio utilizza attrezzature di alto livello in grado di fornire ai propri utenti prestazioni di qualità e diagnosi certe con terapie adeguate. Per appuntamenti chiamare lo 0932 191 27 91. Ambulatorio polispecialistico di medicina sociale. Via Mariano Rumor 10, Ragusa. Di Pasquale lamenta anche la questione dell'assemblea regionale. Intanto su questa storia dei prodotti lui lo aveva già detto. Facciamo almeno partire le norme di salvaguardia, che sono degli interventi per aiutare coloro che hanno difficoltà. L'altro giorno parlavo con Piero Greco, ricordate, Piero Greco era il direttore di Coldiretti, e parlando fra di noi diceva che anche a Roma, lui sta zona, ora lo hanno trasferito, Latina, dove c'è Fondi, sapete, Fondi per esempio è il maggior mercato centralizzato del centro sud Italia, forse anche di più, arriva tutto lì, tante volte voi comprate una cosa, c'è fatta a Ispica però c'è scritto Fondi, perché? Perché lì centralizzano su Fondi, quindi c'è un giro enorme. Bene, lui diceva, abbiamo chiesto a Salvini e a soci che sono venuti a parlare in campagna elettorale, abbiamo chiesto di vedere cosa c'è scritto in questi cavoli di accordi euro-mediterranei, cosa c'è scritto per poterli confutare, ma non li tira fuori nessuno, forse li hanno persi, però nessuno sa cosa c'è in questi accordi che furono siglati allora quando, ripeto, vendevamo i trattori della Fiat nei paesi nordafricani. Va bene, allora, quindi manca questo. Seconda cosa, per chiudere, anche la Stefania Campo ha detto almeno facciamo un intervento per bloccare le bollette e soprattutto la questione degli espropri e dei debiti, insomma facciamo in modo che non si possano pignorare le case, blocchiamo queste esecuzioni perché gli agricoltori hanno veramente bisogno. Per quanto riguarda invece il bilancio, dice bene Nello Di Pasquale, non possiamo stare lì
ad aspettare ogni giorno quando la maggioranza si rimetterà in sesto. Probabilmente abbiamo fatto un errore, io pure che ho votato, abbiamo fatto un errore. Questo, come molti dicevano, il centrodestra, speriamo che ritorni su strada, no? Perché, ma se no abbiamo davvero cavoli amari, va bene. Parliamo di sanità, ma restiamo anche alla questione, parliamo di Modica, perché oggi a Modica hanno inaugurato, ci sono le immagini dell'assessore Razza, del manager Ficarra, ecco, vedete le immagini, e poi chiaramente anche del sindaco, che hanno, questo è il direttore Bonomo a sinistra, insomma c'è Ficarra, l'assessore, e poi il sindaco di Modica, il sindaco di Modica Abate. Sono andati ad inaugurare le cucine dell'ospedale maggiore di Modica, un ospedale che, sul quale si sta investendo molto. Le cucine, ricordate, qualche tempo fa dissero c'era il topo morto o cose del genere, e poi ci andò il sindaco Abate a mangiare, a dirgli quale cose si mangia benissimo. Voi sapete che negli ospedali non si mangia bene, insomma, poi è cibo d'ospedale, no? Così si dice. Mi pare che mi stia venendo a mangiare il cibo dell'ospedale quando è un po' sciapo ed è poco, poco, però è così. Allora, recuperato questo, si aprirà a breve il pronto soccorso, e quindi diciamo che da questo punto di vista funziona meglio l'ospedale di Modica. L'assessore ha fatto dichiarazioni trionfalistiche sul sistema ospedaliero della Sicilia, della provincia di Ragusa. Noi restiamo con il dubbio dell'ospedale nuovo. Abbiamo invitato per lunedì, aspettiamo una comunicazione da parte del dottore Ficarra, il responsabile del pronto soccorso di Ragusa, il dottore Noto, per parlare del pronto soccorso e per parlare anche del pronto soccorso dell'ospedale. Dicono le male lingue che nell'ospedale nuovo, no, ci piove. Si è allagato, cioè, piovuto assai, vabbè, però ragazzi, un ospedale dovrebbe essere attrezzato, ma perché non c'è la manutenzione? Ah, ma non vorrei che mentre noi qui discutiamo l'ospedale va in malora, perché lì dicono che l'UTIC si è affogata, l'UTIC sarebbe l'unità coronarica, si è allagata, no, non è una bella cosa, dai, vabbè. Restando a Modica, come si dice, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Il sindaco ha detto con grande soddisfazione che ha fatto un'ordinanza per cui il lunedì di Pasqua i centri commerciali sono chiusi. E sono stati, diciamo, ed è stato ringraziato dai responsabili, perché in questo modo almeno una volta l'anno, una o due volte l'anno, se ne possono andare tutti a casa e godersi la festa. Ci scrive la di Consum e dice, ma chi cavolo l'ha detto? Facendo questo, il sindaco di Modica ha leso un diritto delle aziende, che è quello di aprire quando vogliono loro. Sì, lo so, è così. Probabilmente avevano ragione, ma che cosa può fare un giorno, il lunedì di Pasqua, che forse per qualcosa nel pomeriggio o per accattare il suo pane a mezzogiorno, perché da noi, grazie a Dio, il lunedì di Pasqua la gente è a mare, nelle case appena aperte, in campagna, in camporella, perché così, se il tempo è buono, se non è buono, allora certo se ne andavano al centro commerciale, ma permettiamo alla gente di vivere una giornata di completo relax senza pensare ai turni e cosa già. Io sono con il sindaco, e a proposito di sindaco lo abbiamo intervistato su quella che è la sua campagna elettorale, poi parleremo degli altri, vediamo. Però le elezioni sono
penso come già sono iniziate, perché obiettivamente siamo ogni giorno sul campo, sul territorio, e vediamo anche l'affetto da parte dei cittadini, e quindi per noi è un momento, credo, per raccogliere 5 anni di lavoro, di duro lavoro, su una città che è serenata, che è ripartita, che è veramente ormai conta sullo scenario regionale, sicuramente anche nazionale. Quindi per noi credo sarà un momento solo di un momento per poter raccogliere quello che si è seminato. E poi bello, perché non abbiamo cambiato nulla in questi 5 anni, una maggioranza, un gruppo di consiglieri, non dico maggioranza, ma di consiglieri che sono maggioranza in città, che hanno sostenuto il sottoscritto, che non sono mai una sola volta andati sotto, mai sono stati minoranza all'interno delle votazioni, ma la cosa più bella è che c'è la giunta come partito, è arrivata fino alla fine. Ho voluto dare per la prima volta un esempio di serietà rispetto ai cittadini e agli imprenditori presi per i cittadini, e quindi di un gruppo coeso che da come si parte si arriva fino alla fine e si hanno gli stessi ideali, si possono vivere gli stessi problemi e poi risolvere poi i problemi dei cittadini. Il panorama parla anche delle 5 Stelle, le nuove forze, la Lega. Avrete anche un po' questa espressione? Ma sì, guardi, il Movimento 5 Stelle, il Partito 5 Stelle, il Partito della Lega, il Partito di Forza Italia, il Partito del PD, LU, tutti quelli che sono la solita cosa, sono solo la solita minestra riscaldata, sono i classici proclami, i programmi scritti non so da chi, di decine di fogli, e poi che il giorno dopo, anzi forse lo stesso giorno, vengono a essere conservati nei cassetti e poi non vedranno mai la luce e non verrà realizzato solo un'opera o soltanto un provvedimento di quello che si dice. E noi è diverso, noi andiamo come veramente un gruppo che rappresenta lo spaccato della società modicana, dai professionisti ai lavoratori alle imprese, a tutti coloro che si vogliono impegnare. E non c'è stata una sola persona che l'ho contattata per candidarsi perché rappresenta qualcuno, perché sappiamo che ha qualcosa da dare per la città, e mi ha detto di no. Questo è veramente ci conforta tanto e ci dà una spinta per andare avanti. Questo progetto non poteva finirsi in 5 anni, lo sappiamo, e quindi ha necessità di andare avanti, perché abbiamo tanti interventi da fare già con i finanziamenti. La dico in anteprima a Teleblea, abbiamo avuto firmato il decreto per quanto riguarda il riconoscimento dell'ITI di agente urbana Modica Ragusa proprio oggi, è stato pubblicato il decreto, quindi questo ci dà la certezza dei 43 milioni di finanziamento che saranno messi in campo per la realizzazione delle opere nei prossimi 5 anni. La prossima settimana inaugureremo la sede e faremo già la conferenza stampa di presentazione e della partenza di tutti i bandi per quanto riguarda il GAL, e che per i prossimi 5 anni questo territorio per la prima volta avrà la possibilità, le aziende, di poter avere questi finanziamenti. Siamo il comune leader e il progetto leader per i flag, quindi per quanto riguarda i finanziamenti della fascia costiera, e questo si ferma, lo sappiamo, fino da noi e va sul territorio di Siracusano, e quindi anche su quello la nostra fascia costiera ancora crescerà ancora di più. Quindi sono tutti progetti che, oltre a quelli sul sociale, sui servizi, anche quello sulle infrastrutture, sappiamo che il problema più grosso per il nostro territorio sono la mancanza di infrastrutture, avrà per i prossimi 5 anni dei finanziamenti certi, che sono arrivati grazie al nostro sudore, e niente di questo era scontato, perché se per 3 asse di finanziamento per più di 18 anni noi non avevamo avuto mai la possibilità di avere GAL a sostenere la nostra economia e il nostro territorio, ora ci sono, perché ci sono state delle persone che si sono messe avanti per poter portare avanti questi progetti. Quindi Abate è candidato con la lista Abate, diciamo. Sì, sono, basta, no. Noi siamo un movimento che all'interno ci sono tante persone che per le elezioni nazionali hanno votato a centro-sinistra, hanno votato centro-destra, no? Tantissimi hanno votato Movimento 5 Stelle, ma quando ci saremo noi il problema è un altro, la musica è tutta altra. Noi siamo un gruppo che pensiamo soltanto a macinare continuamente opere e realizzare progetti al di fuori degli schemi politici. Il sindaco di Modica, allora nessuno può dire non ha problemi, però capisco che viaggia, anche perché ancora non c'è nessuno che si sia messo avanti. Sì, il Movimento 5 Stelle ha fatto, c'è uno, c'è anche uno della Lega che si è candidato a sindaco a Modica, c'è il candidato
diciamo, delle opposizioni che sono della sinistra, però non abbiamo certezza in questo momento, poi vedremo. A Modica viaggiano abbastanza bene. Viaggiamo invece su Ragusa. Allora, domani è una giornata cruciale, cruciale perché il centrodestra si riunisce, non so dove, non so quando, ma in verità non ci interessa, anche perché certo non ci farebbero assistere, sarebbe troppo divertente se le televisioni assistessero a questo incontro. Anche perché in questi incontri, se sono incontri veri, bisogna dirsene di tutti i colori. Cioè bisogna mettere a nudo la situazione, bisogna dire tu non vai bene per questo, e se ci sono cose che si sanno e non ditele fra di voi e fate in modo che poi le candidature, se non sono quelle che voi volete, spariscano, punto e basta. Allora, il centrodestra dovrebbe riunirsi per esaminare la situazione che c'è a Comiso, a Ragusa, a Modica e ad Acate. Sulle altre cose, sulle altre città c'è poco da dire, no? Il problema è a Ragusa, perché a Ragusa, come è già accaduto e come molti hanno già detto che non andava bene, ci sono state delle fughe in avanti. Allora, sulle fughe dobbiamo imparare dal mondo del ciclismo, no? Perché la fuga lunga, certo, è faticosa, ma spesso riesce, no? Perché uno parte, si piglia tanto di vantaggio e poi piglialo, ora recupera e fatti vedere dopo che quelli hanno messo manifesti e cose, hanno fatto incontri, dibattiti, spot elettorali e compagnia bella. Quindi dice, chi parte prima, no, parte meglio. Tutto questo dovrà essere discusso domani. Io credo, ma non sono cattivo, ma credo che tutti questi che si riuniscono, questa autorità per dire noi rappresentiamo, mi pare che non ce l'hanno. Scusatemi, ma è così. Cioè, chi sono così importanti che possano decidere facciamo questo e facciamo quello? Perché secondo me oggi, se chiedono a qualcuno di tornare indietro, non tornerà indietro, è l'unica soluzione che avrebbe un senso, sarebbe quella di trovare un ticket che però è molto difficile, cioè trovare una coalizione che è molto difficile, anche perché tutti stanno nella stessa barca. Vi ricordate la questione Movimento 5 Stelle? Ieri avevamo letto questa nota che era di un 5 Stellato che non voleva dire il nome. Circola negli ambienti anche un altro candidato, no? Tracquadaini mi pare che si chiama, che stando ai conti è stato scelto da 18 persone, no? Quindi quell'altro almeno è Tringali, è consigliere comunale, presidente del consiglio, è uno che ha preso 500 voti, gli altri magari hanno presi 7, o alcuni che sono stati assessori manco sono stati eletti, manco sono stati votati, quindi è chiaro che almeno ha un crisma, no? Come si chiama, Tringali, c'ha una, è stato in qualche modo ratificato, no? Dagli altri non sappiamo niente, allora, ma comunque anche lì c'è una spaccatura che dalla spaccatura si è spaccata in altre parti, un poco se ne sono andati con Jalacqua, ancora non abbiamo notizie di cosa fa Jalacqua, un altro poco se ne sono andati con Giovanni Iacono e non abbiamo notizie neanche di cosa farà Giovanni Iacono. Il Movimento 5 Stelle forse avrà anche un altro candidato che sarebbe Iannucci, che Iannucci però con Tringali non si parlano, o meglio si salutano ma non, no, non hanno trovato il modo per... Quindi la situazione in questo momento mi sembra che possiamo aspettare questa riunione di domani, considerando che mi sembra che Salvo Mallia sapientemente ci ha tolto mano, perché ha fatto bene. Quindi a questo punto cosa resta in mano all'area di centrodestra? E chi sono questi personaggi così
carismatici, così importanti che possono decidere, se no sa che succede, che bisogna fare così? Non lo so, mi pare ben poco. Quindi ancora la situazione è molto fluida, la stessa cosa accade a sinistra, ma non ci sono grandi novità, anche il PD che ha scoperto che deve essere ricostituito, fa incontri ma non ricostituisce nulla. Tonino Solarino, che ogni tanto viene riesumato dal punto di vista buono, qualcuno scrive c'è anche Solarino, e Solarino dice manco me lo sogno, potete stare freschi, non mi interessa, poi qualcuno gli dà solidarietà e altro, ma in verità tutto questo fa ben poco. E allora intanto però si continuano a fare delle cose stranissime in questo comune. Ora ci scrive il comune e chiede proprio a Rete Play, a noi, che si faccia una precisazione su una cosa particolare. In pratica abbiamo letto su subito.it, che è quel sito, voi lo sapete, che uno ci vuole vendere la sua Vespa, ci scrive vendesi Vespa d'occasione, dice del 1985, 280 euro. E la mette lì, subito.it è un sito di acquisti e vendite, ma generalmente sono acquisti e vendite fra privati, no? Allora abbiamo trovato su subito.it questa foto, il comune affida subito.it per vendere i suoi beni. E c'è scritto 42.500 euro. Ma chi si stanno vendendo? Dice il mercato. Tutto il mercato là, 11 cose per 42.000, non cattiamo neanche, no? Ma poi un comune può fare questo? Può metterlo su subito.it? Non ci sono delle prassi che sono quelle del bando pubblicato, chi può partecipare, nome e cognome, poi può pagare, o sono avventurieri? E la cosa ci ha un po' preoccupato, perché se no lo facciamo subito.it, vendiamo il mercato, poi io direi subito dopo.it ci vendiamo il comune, perché ci vendiamo il palazzo del comune. Vabbè. Allora ci scrive il comune, dice no, la procedura di evidenza pubblica con la quale si intende cedere in locazione questo immobile comunale rientra nell'ambito delle politiche di valorizzazione. Quindi attenzione, la parola è locazione, non si sta vendendo. Quella cifra di 42.000 è esorbitante, ecco perché uno dice ma che non lo stanno venendo. Vogliono affittare i locali del mercato, che sono 10, ma due mi pare sono per i bagni, che poi ogni locale non ha il bagno, per un affitto medio di 500-450 euro al mese all'uno. Ma dove l'hanno lette queste cose? In quale valutazione di mercato sono entrate? Allora dice il dottore Spata, che noi questo è il capo ufficio, però a nome, cioè questa è la stampa, però dice a nome del dottore Spata, nel caso specifico, che non rappresenta certo un unicum, il bando in questione è stato inserito nel sito citato in maniera totalmente gratuita e con una diffusione potenzialmente molto elevata. Il fine primario di questa scelta resta appunto la massima diffusione, semmai ve ne fosse bisogno, e il valore ad essa collegato è proprio per dare trasparenza alla procedura. Non lo so, vale la pena di precisare che si parla che c'è un richiamo al sito internet, non è che si possono fare delle offerte dirette, bisogna andare. L'ente del resto potrebbe anche affidarsi a riviste specialistiche, come peraltro già accaduto, con oneri, in questo caso però è totalmente gratuito. Va bene, sì, ok, ci siamo. Io sono contrario, ma mica fa il sindaco, no, lo sapete, io sono... Farei il candidato al sito con lo spot Rivoluzione. Questo non si può dare. Ma che sono 48.000 euro per un comune come Ragusa? Che se ne fa di 48.000 euro quando invece potrebbe utilizzare, e lo abbiamo detto da 20 anni, queste stabili per fare qualcosa al servizio
della città. Pensate, con i 12 di queste cose, quanto si potrebbe fare al servizio della città, in promozione, in informazione, magari anche in qualcosa che vende prodotti, però in modo che non deve essere un utile per il comune, ma deve essere qualcosa che serve per la città, al servizio della città. Ma noi sappiamo che in questa città queste idee non ce le hanno, no? Sono quasi quasi taccagni, no? Vogliono prendere soldi ma darne mai, cioè, o meglio, darle agli amici, questo va bene, ma prendere soldi ma non fare mai niente, perché sì, il sindaco ci ha fatto l'acqua. A proposito di acqua, oggi volevo fare la fotografia, ma cioè, è mai possibile che ora tutta la città ha questa striscia e tutto è fatto con questo asfalto nero che sembra un itinerario della Gymkhana? Ma perché non potevamo asfaltarci? E quanto ci costava? Ma non sarebbe stata una città degna di avere le strade asfaltate, considerando che è la città delle buche. C'è Roma amministrata al Movimento 5 Stelle e c'è Ragusa amministrata al Movimento 5 Stelle. Cioè, abbiamo speso 10 milioni di euro, 12 milioni di euro per fare l'acqua e non ci siamo preoccupati, almeno in alcune strade, quelle più importanti, di rifare l'asfalto. No, una striscia a destra, una striscia a sinistra, sembrano tutti tifosi della Juventus, bianco-nero. Ma come cavolo si può fare? Ma come si può fare? Domani ve le faccio vedere, perché molte parti della città hanno questa striscia al centro di asfalto, in alcune parti addirittura di cemento. E ora sta accadendo che fra un poco si apriranno, perché l'asfalto non è più quello dell'altra della volta, e ci troveremo con i pertusi. Ma è giusto questo? Ma è giusto? E poi ci lamentiamo. Va bene. Allora, l'immobile non ce lo vendiamo. Il castello di Donna Fugata è la casa degli orrori, come ha detto il consigliere Lodestro, e purtroppo, dicono le male lingue, non funziona neanche la questione della spazzatura. Perché? Perché dopo tutta questo movimento, abbiamo preparato i kit, tutte queste cose qua, sono arrivate anche i kit un po' più grandi. Oggi, per esempio, nel condominio dove abito io, siamo 50 famiglie, hanno portato dei cassonetti, ma sono alti così, grandi così, 50 famiglie! Vabbè, però vedremo. Il Claudio Conti, di Lega Ambiente, oggi ha tenuto una conferenza stampa che serviva a chiarire il fatto, o meglio, a denunciare il fatto che probabilmente la ditta Busso non sta facendo le cose come dovrebbero essere fatte. Sentiamo Claudio Conti. Città Futura parla di gestione dei rifiuti e dichiara che c'è un'ennesima fregatura per i ragusani. E in che senso? È nel senso che quando si tratta di servizi pubblici a risposta individuale, a domanda individuale, quello che pagano i cittadini in genere non corrisponde a quello che è offerto. E qui siamo di fronte a una situazione del genere, nel senso che la ditta che deve gestire i rifiuti sta dando un servizio che è più basso. Faccio un esempio dello spazzamento stradale. Dal 1 novembre si dovevano avere le spazzatrici nuove, si doveva spazzare la città in modo meccanizzato un giorno sì, un giorno no, ma non mi pare che nessuno abbia visto questa frequenza e ne abbia visto mezzi nuovi. Eppure il Comune paga il prezzo pieno. La stessa cosa sta avvenendo per quanto riguarda la distribuzione dei contenitori. Era previsto che si distribuissero i contenitori porta a porta, ma abbiamo riscontrato che invece bisogna andarsela a riprendere. Questo determina oltre un aggravio dei cittadini, ma determina anche un problema, che ci saranno cittadini che non ritireranno i contenitori, e quando partirà la raccolta differenziata, sparendo anche i cassonetti, non avranno altro da fare che buttare i rifiuti per le strade, quindi avremo le discariche. No, loro dicono che poi quelli che non sono andati a ritirarlo
loro poi lo porteranno. Al momento questo non sta avvenendo. I documenti di gara prevedono che la distribuzione è porta a porta per tutti e non soltanto per una parte parziale. Ma c'è anche un fatto: la distribuzione porta a porta aveva un compito, quello di andare a individuare tutti i cittadini e quindi andare a debellare per esempio l'evasione, che porta poi conseguentemente a far pagare a tutti, cioè i fessi, quello che i furbi non pagano. Ma questa è soltanto una parte, perché è anche per quanto riguarda la distribuzione dei contenitori ci sono cose che non funzionano, nel senso che i contenitori che erano previsti di maggiore capacità per garantire una buona raccolta differenziata sono stati sostituiti con prodotti, con diciamo contenitori diversi, che non erano previsti. Ma il problema non è tanto la ditta, perché le ditte normalmente si comportano da gas, cioè se si lascia spazio si espandono, ma bisogna contenerle. Questo dipende dal controllore. Questa amministrazione comunale ha lasciato perdere il controllo, ma questa non è una cosa di oggi, è una cosa che viene da lontano, nel senso che anche l'appalto che si è chiuso il 31 ottobre ha avuto controlli direi praticamente nulli, soltanto in un momento c'è stato un controllo e questo ha determinato il licenziamento dell'assessore che effettuava il controllo. Quindi i controlli non si vogliono fare e sembra quasi che ci si voglia farsi amici le imprese, ma i cittadini devono sapere che più meno si fanno controlli e più aumenta la TASI, cioè la tassa ai rifiuti. Noi chiediamo che si facciano questi controlli, che si cominciano a prendere le multe. Che questo sia una questione importante lo dimostra l'ultima inchiesta della magistratura a Catania di una settimana fa, dove emerge fuori chiaramente che con obiettivi di raccolta differenziata del 65%, con le ditte che non la raggiungevano, i funzionari, diciamo, chi doveva controllare non faceva multe. E questa è una illecita modifica della concorrenza, perché se io avessi saputo che potevo modificare il capitolato e potevo non pagare le multe, avrei partecipato e avrei fatto ribassi più alti. Quindi siamo di fronte a una distorsione del mercato e della concorrenza, e questa è in una situazione dove il mercato è tutto, è una cosa che è assolutamente grave. Allora, a questo punto dovremmo controllare, non tocca certo a noi, lo capite, no? Si tratta di una cosa che deve fare l'amministrazione comunale. Certo, l'impegno non è da nulla. Pensate, fornire tutta la città di queste cassonette qua, questi nanetti li chiamo io, sono numeri che hanno costi, ma dobbiamo anche dire che l'incarico è ben pagato, insomma, non credo che ci vadano a perdere, eh? Quindi allora va bene, questa è una lamentela di Claudio Conti, e nello stesso tempo però vi dico che ci è arrivato un comunicato del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non mette mai nomi, quindi non sappiamo cui su, però 5 Stelle ci dice che da domani dalle 10 alle 13, dalle 15:30 alle 20 ci sarà un open day ed è il primo di una lunga serie di eventi organizzati che si svolgerà in Viale Tenente Lena 13, un momento di confronto e di dibattito per discutere tante cose che si sono fatte, tante cose che si devono ancora fare, meno male si devono ancora fare. Un incontro che dovrà servire a consiglieri e amministratori per valutare questo che è successo in questi 5 anni. Bene, poi ci ringraziano e noi ringraziamo. Allora, parliamo di scuola e di cultura. C'è un'altra precisazione del Comune che dice, vi ricordate, ieri abbiamo parlato di una cosa molto seria, che è quella che fa riferimento ad alcune probabili incentivi che sono stati dati dall'amministrazione a rischio di corruzione. Se tu dai di più al funzionario per lavorare, vabbè. Allora, il problema è che del consigliere d'asta non è come erroneamente pensavamo sull'utilizzo della calcolatrice, cioè non sa fare i conti, bensì molto più semplicemente la distrazione.
L'asta infatti cita alcune delibere, ma non si accorge che avrebbe potuto farlo con un semplice controllo, che proprio questa, la delibera, è stata già corretta dagli stessi uffici che l'avevano preparata nell'ambito dell'autotutela amministrativa. Anche in questo caso ci scrive il capo ufficio stampa, però devo dire la verità, a questo punto sono un po' preoccupato, perché intanto quando ci sono queste giustificazioni e poi dice c'era solo un errore che abbiamo già recuperato, se si fanno gli errori da una parte si possono fare dall'altra parte, però mi sembra un po' strano, dice determiniamo, cioè poi ci spiega tutte le delibere, non siamo qui a noi a fare le pulci a queste delibere, però attenzione, sono molto preoccupato, perché se si scoprisse che l'amministrazione dà un po' più di soldi ai dirigenti per farli lavorare non meglio, no, ma per l'amministrazione, superando anche quelle che sono le normali regole, lì sarei molto preoccupato. Parliamo di scuola. Nella scuola si deve educare, si devono educare i ragazzi, i giovani, quindi oggi c'era questa iniziativa, c'era anche un'altra che riguardava la legalità, ma noi abbiamo fatto altre cose qui, e oggi si parla di a scuola senza zainetto. È simpatica, vediamo la prima intervista che ci spiega che cos'è questo convegno, vediamo. Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico Fabio Besta oggi ospita un convegno, innovazione e ricerca didattica, scuola senza zaino e organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento. L'organizzatore è il professor Carmelo Massari, responsabile scuola Avis provinciale. Allora, ci è voluto un gran lavoro per organizzare un convegno di questo spessore, anche perché ci sono dei relatori di un certo rilievo. Sì, sì, questo diciamo è un percorso, quello dell'impegno Avis Scuola Provinciale, che portiamo avanti per tutto l'anno scolastico. Io sono collaborato dalla dirigente dottoressa Giovanna Criscione, già provveditore agli studi, che è responsabile delle attività scolastiche di Avis Provinciale, e abbiamo avuto l'occasione di portare qua nella nostra provincia l'esperienza, la nuova esperienza didattica di questa scuola senza zaino. Sì. È una innovazione, una ricerca didattica. Sono l'inventore, il fondatore di questa associazione, il dottor Marco Orsi, dirigente scolastico di un circolo didattico di Lucca, che insieme al corpo docente ha sperimentato questa scuola senza zaino. Noi come Avis Provinciale proseguiamo nel nostro lavoro di integrazione e di valorizzazione di tutte le risorse che ci stanno, perché si possa veramente esplicitare quella forma di cittadinanza attiva e responsabile che sono i valori fondanti poi di Avis Provinciale. Siamo insieme alla dottoressa Giovanna Criscione, ispettrice MIUR, già dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Ragusa e Siracusa. Allora, dottoressa, lei ha relazionato su il perché dei nuovi modelli organizzativi, si parla di nuovo ambiente di apprendimento, di scuola senza zaino, e poi anche la presentazione di questo, diciamo, insegnante, direttore, dirigente scolastico, dottor Marco Orsi, che innanzitutto è insegnante, quindi non mi sbaglio, dire bravo non serve, perché? Ecco, ho fatto un calderone di domande, ma insomma lei sa bene come rispondere. La scelta di questo convegno è proprio questa, di mettere a fuoco i nuovi modelli organizzativi. Fra questi modelli organizzativi abbiamo scelto senza zaino, che in questo momento è quello che va molto, ma perché non è soltanto il pensiero di eliminare lo zaino, ma c'è dietro un'ideologia, ma c'è dietro invece proprio una scelta che la scuola deve fare di diventare da trasmissiva, ma una scuola invece che susciti un apprendimento significativo con una organizzazione della classe diversa. Infatti il dirigente Marco Orsi, che noi abbiamo l'onore oggi di avere qui, nei suoi libri descritto questo modello, lo ha inventato e adesso lo ha descritto, e sono moltissime le scuole, sono circa 250 le scuole in Italia che partecipano a questo progetto. Io mi auguro che anche Ragusa con questo convegno sia sollecitata qualche scuola ad aderire.
Bene, quindi la scuola si trasformano gli ambienti e diciamo che già la normativa li prevede queste trasformazioni, però il metterlo in atto con tanti alunni, con le classi sempre organizzate a livello strutturale allo stesso modo, questo comporta un'educazione trasmissiva. Questo modello deve cambiare. Questa è la prima delle interviste che poi manderemo in onda domani, perché oggi il telegiornale ha avuto un po' di, diciamo, ci siamo occupati molto della visita del presidente della regione qui a Ragusa, in provincia di Ragusa, e abbiamo avuto tante altre cose. Allora, parleremo domani ampiamente, abbiamo altre due interviste su questa storia di questo convegno che c'è stato oggi a scuola al Fabio Besta. E invece ora ci spostiamo su un'altra iniziativa che è nata da Lega Ambiente, però è un'iniziativa direi un po' strana, nel senso, o meglio, considerato nel mondo in cui viviamo, anche il baratto servirebbe, no? Perché considerato che di soldi ne girano pochi, molti hanno inventato il Bitcoin, hanno inventato altre cose, perché l'idea sarebbe quella di poter scambiare, no, servizi con altri servizi, anche se poi non sono soldi, ma che in verità sono soldi, è vero, il baratto funzionava così, no? A me mi serve, che ti posso dire, la pecora per mangiare e ti do non so quanti pomodori che avevo comprato. Si fa il baratto e aiutiamo tutti quanti. Vediamo che cosa è in questo servizio di Veronica Barbarino. Continuiamo poi con Godot, la compagnia Godot, perché domani c'è uno spettacolo sabato e domenica molto interessante da vedere, e chiudiamo con Gianni Papa che ci parla di pallavolo con le squadre di Modica che sono in questo momento in auge. Grazie amici per la cortese attenzione, seguite gli ultimi due servizi, anzi tre servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Oggi si parlerà di esperienze di applicazione della moneta sociale, ovvero di tentativi di autonomia monetaria all'interno di piccole comunità. Questi incontri si inseriscono all'interno del progetto FICOS, che è il progetto di filiera corta siciliana che cerca di collegare la domanda e l'offerta di prodotti naturali, biologici, equi sul territorio siciliano, e lo fa attraverso varie modalità. Una delle modalità proposte è quella di introdurre una moneta sociale, e quindi una moneta che venga determinata all'interno di una comunità. Per questo è stato organizzato questo incontro che presenterà varie esperienze che ci sono state in giro per l'Europa. Ad esempio si parlerà dell'esperienza catalana, che è molto articolata e complessa e che sarebbe un buon modello da seguire, però è qualcosa di molto ben sviluppato già, quindi un punto d'arrivo potrebbe essere. Loro sono organizzati in varie comunità in cui le comunità più strette, in cui la fiducia è più alta, utilizzano il baratto tra loro, l'economia del dono. E per collegarsi tra varie comunità invece utilizzano questa moneta sociale a cui si dà valore all'interno della comunità. Il valore non è deciso dal mercato internazionale come l'euro, ma è deciso dalla ricchezza reale che le comunità producono, dagli scambi reali che avvengono tra le comunità. E quindi queste comunità sono interrelazionate, federate tra loro in una rete più grande che comprende tutta la regione catalana. Questo, però non sono solo gli scambi di prodotti, in realtà la cooperativa integrale catalana di cui si parlerà oggi è un fenomeno molto più complesso che si vedrà poi, comunque prevede molti altri ambiti. È una forma di moneta sociale in cui l'emissione della moneta è collegata a
allo scambio, nel momento in cui io scambio, io do mele a te e tu dai in cambio qualcosa anche a qualcun altro, non per forza a me, però io posso, io non ho soldi, ho, la mia posizione, il mio portafoglio è zero, io do mele, un chilo di mele a te e il mio portafoglio andrà a meno un euro se quel chilo di mele vale un euro e poi sarò in debito verso tutta la comunità di un euro, però potrò saldare il mio debito offrendo un servizio, un bene a qualsiasi altra persona della comunità, una sorta di baratto comunitario multilaterale, non a due, cioè io non sono obbligata a dare per forza a te che mi stai vendendo le mele in cambio un chilo di riso, lo posso dare anche a qualcun altro. Per tutto il mondo, in tantissimi paesi, sono, diceva Teodoro che poi parlerà, che sono tipo 5.000 le monete sociali che esistono al mondo. Questa è Teleiblea. Ogni volta è qualcosa che mi prende dentro e che non mi lascia. Sicuramente la compagnia Godot ha questa magia, no? Insomma prende un po' tutti, soprattutto il pubblico, ma che io sono stata anche pubblico e quindi so di cosa parliamo. Parliamo della favola del figlio cambiato con il prologo dei giganti della montagna, ritorna però stavolta dopo i successi incredibili dell'estate scorsa al Castello di Donna Fugata, questa volta ritorna dove, Federica? Ritorna al Teatro Marcello Perracchio, il teatro comunale, dove abbiamo proposto anche Pirandelliana e L'Aumento, che devo dire sono stati entrambi di grande successo di pubblico nuovamente e insomma siamo veramente piacevolmente sorpresi, perché insomma siamo veramente felici che sempre più pubblico si avvicina al teatro e in questo caso al nostro teatro, quindi siamo veramente soddisfatti. È una stagione bellissima che proviene da una stagione estiva con i fuochi d'artificio, perché abbiamo fatto 6 serate al Castello indimenticabili, tutte strapiene, e l'ultima è stata proprio la favola del figlio cambiato. Però devo dire che anche la stagione invernale ci sta regalando dei successi bellissimi. Abbiamo fatto lo stage con Recitar Cantando, che è stata un'esperienza magnifica. Ecco, questi spettacoli, L'Aumento che ha riempito, sai, col Teatro dell'Assurdo sembrava più difficile. Poi veniamo da Catania, siamo reduci da un altro bellissimo successo di pubblico e anche di critica, con Fuad che toccava Le ali alle farfalle, che abbiamo proposto al Piccolo Teatro della Città, e devo dire che è stato veramente bello, bello, bello. Abbiamo avuto standing ovation, teatro pieno, insomma siamo contenti. Adesso tra poco andremo anche a Roma con L'Aumento dall'Officina Pasolini di Venturiello, e quindi adesso però aspettiamo tutti sabato 24 alle 21 e domenica 25 alle 18 al Teatro Marcello Perracchio con La favola del figlio cambiato, appunto il prologo ed epilogo dei giganti della montagna. Ed è un testo che le nostre attrici in particolare, ma anche gli attori, perché in questo caso la compagnia, come vedete alle nostre spalle, è pressoché al completo, e sono particolarmente felici di interpretare, perché hanno trovato durante le prove sulla scena un affiatamento, un'amalgama, appunto tu parlavi prima di magia, particolari con questo testo, con questa storia, si sono buttati dentro tutti anima e corpo, e veramente è venuto fuori uno spettacolo a cui noi siamo molto affezionati. Bene, Federica, passiamo a Vittorio. Allora, Vittorio, cosa dobbiamo dire, insomma, a questo punto? Beh, cosa possiamo dire? Allora, la favola del figlio cambiato è uno dei testi più strani che ha scritto Pirandello. È una storia che sta all'interno dell'ultimo suo capolavoro, cioè I giganti della montagna, incompiuto perché lui morì, e lui la mette all'interno. Questa storia noi abbiamo fatto al contrario: all'interno della favola del figlio cambiato facciamo rivivere I giganti della montagna con la figura di Cotrone, che sarei io in scena, e con la figura della Sgricia, che è Federica. E poi, come vedete, dietro ci sono alcune delle attrici, per esempio Gaia e la contessa Ilse. E la storia è stata un po' tradotta, nel senso che ogni volta che noi facciamo uno spettacolo, io ne faccio la regia, così come succede per tutti,
e un po' tradurre il testo che ha scritto l'autore. In questo caso è stato anche filtrato perché c'è all'interno un discorso tutto al femminile. Lo spettacolo è nato così, in una versione teatrale per l'interno, poi l'abbiamo trasformato per il castello e stiamo ritornando alla versione originaria, dove c'erano all'inizio tutte donne. Infatti Cotrone era interpretato da Federica, perché c'era il senso della Sicilia madre, la Sicilia che Trinacria. La Trinacria, ecco, che e poi anche forse dell'arte e della poesia, perché i giganti è il grande omaggio che Pirandello fa all'arte e alla poesia, che appunto è rappresentata dalla contessa Ilse, no? Che vuole lottare contro tutto e contro tutti, contro l'insensibilità degli uomini di potere soprattutto, per portare a tutti i costi la poesia. Oggi poi è la giornata mondiale della poesia, e portare la poesia tra gli uomini per farli rinascere con una nuova umanità, una nuova sensibilità. È un Pirandello particolare, ti stavo dicendo, anche per la scelta delle musiche, per la scelta di come è stata ambientata questa favola. Non è facile farla, è più facile fare dei testi di Pirandello che sembrano più complicati, e invece quando ci scontriamo con la narrazione delle novelle di Pirandello, che sono poi le più belle, eccetera, con questi testi un po' strani, per esempio Pirandello ha scritto anche per il futurista, ha scritto un testo futurista, insomma era un tipo diverso da come ce lo immaginiamo, quindi è uno spettacolo che ci mette alla prova tutti quanti, sia la regia, sia l'interpretazione, anche l'adattamento, perché Federica ha fatto un adattamento particolare, e quindi viene lavorato come uno spettacolo di danza contemporanea. Ecco, questa è la caratteristica ultimamente che hanno tanti suoi spettacoli, perché lui riesce sempre a creare un connubio perfetto tra il gesto, la parola e la musica, che ha un ruolo fondamentale, cioè sono tutte sue le scelte musicali, veramente riesce a trovare sempre musiche nuove che sposano perfettamente con l'anima dei personaggi, della storia, ma anche proprio mettono l'attore in una condizione ideale per tirare fuori il meglio di quello che è il personaggio. E devo dire, grazie soprattutto anche a questa caratteristica che ha lui di dare molto spazio alla musica. Ringrazio. Questo è un complimento, insomma. Di una perché spesso il regista si sottovaluta sempre. No, io devo dire, per questi spettacoli ultimi che abbiamo fatto, Pirandelliana, Fuad, La favola del figlio cambiato, ringrazio l'aumento che porteremo a Roma, ringrazio le mie attrici, i miei attori, perché li chiamo attori perché non sono allievi, ma ormai hanno talmente tanto bagaglio che neanche un attore professionista, e quindi quando siamo stati si percepisce immediatamente. Ora nel fine settimana a Catania nessuno poteva credere che avessero l'età che hanno, perché c'è una maturità artistica. E li ringrazio perché si buttano nel lavoro così come dovrebbe essere il lavoro teatrale, con un rigore, con una passione straordinaria, lavorano molto intensamente e i risultati si vedono. Anzi, ci terrei che dicessero qualcosa. Ovviamente non vi sveliamo nulla, però vederla e vedervi provare già è veramente da brivido, ecco, da pelle d'oca, da accapponare la pelle, perché questa madre che si strugge, che cerca, sì, questa madre così si giova. Faceva notare il nostro Lorenzo l'altra volta che Federica, interpretando Fuad e la madre della favola del figlio cambiato, passa da Fuad, che è una figlia, sì, che ha perso la madre, e invece adesso interpreto una madre che è stato rubato il figlio. Quindi diciamo, io ringrazio veramente Federica e Vittorio, perché non capita tutti i giorni di interpretare determinati personaggi. È vero. Fantastico vederti in questo struggimento incredibile, anche con il corpo, cioè il tuo corpo, sì, parla di questo dolore, un corpo che è ancora legato embrionalmente con il figlio che non c'è più, no? Sì. Che poi c'è,
Però ecco, non sveliamo altro. Sì, è una continua ricerca questa madre che appunto la tragedia è già iniziata quando già inizia lo spettacolo, le è stato già cambiato il figlio e poi quando passano tanti anni, diciamo, si trasforma questo struggimento anche in una sorta di follia, ma alla fine diciamo che non sveliamo niente. Alla fine lo vedrete. Allora, ribadiamo il posto, gli orari e le date. Sì, allora, il posto è il Teatro Marcello Perracchio per la rassegna Palchi Diversi, il sabato 24 alle ore 21, la domenica 25 alle ore 18. I biglietti sono in prevendita e anche la prenotazione su Piantina, al limite si può anche solo telefonare, nel negozio Beddamaci, in via Coffa, 10 euro e 5 euro. E venite perché è una storia veramente emozionante tutta ad un fiato. Lo spettacolo dura 1 ora e 20. Chiudiamo visto la nostra giovanissima compagnia, a parte me e Vittorio, chiudiamo con il complimento più bello che ci hanno fatto a Catania una giornalista, e ha detto ho provato queste ragazze mi hanno fatto provare delle emozioni che ormai i professionisti riescono sempre più di rado a trasmettere. E quindi, insomma, per noi questo è un complimento bellissimo, visto che lavoriamo tanto con i nostri ragazzi. Stasera ho il piacere di riavere un grande sportivo, poi anche un amico che non avevo da tempo, Manuel Benassi, allenatore per tanti anni qua a Ragusa, giocatore anche di altissimo livello in Serie A, e dalla nona giornata di campionato, saranno 4-5 mesi, 3 mesi, quant'è? Sì, 4 mesi. 4 mesi, sì. Allenatore della Volley Modica, che si sta battendo, devo dire, alla disperata, qualche volta con risultati positivi, qualche volta meno, l'ultimo è stato positivo, il penultimo sì, no. Molto positivo, il penultimo no, di meno. Per riuscire a pizzicare il posto che vale il diritto ai playoff e mantenere la posizione in Serie B. Allora Manuel, io ti ho seguito con te, con Ninni Dame, c'erano gli anni bellissimi della Pro Geo Ragusa, nella quale avete creato una grande cosa. Certamente è finita per una serie di motivi, è finita essendo rimasta, avendo conquistato ampiamente sul campo il diritto a fare la Serie B, poi la società ha avuto problemi economici ed non è ripartita. Poi tu sei andato a Pozzallo, hai disputato una buona stagione, giocavi ancora a Pozzallo? Non più, no, solo allenatore. Allora, sì, passato il tecnico adesso a Modica. Prima domanda immediata. Ma sinceramente, ce la potete fare a agganciare questo treno play-out? Ci vuole fortuna, questo lo sappiamo. No, sicuramente, la fortuna va cercata, è chiaro. Io devo essere sincero, noi da quando io sono arrivato ho trovato tutte le condizioni per poter fare bene. Ho un gruppo che mi segue, ho per fortuna una società che ci crede come me, e quindi la sintonia in tutto l'ambiente c'è. È chiaro che noi viviamo adesso alla giornata, nel senso che siamo penultimi in classifica. Voi dovete arrivare quart'ultimi. Dovremmo arrivare terz'ultimi perché il girone è composto da 13 squadre, quindi il terz'ultimo fa il play-out. Dovete agganciarne una. E quanti punti avanti è? 3 punti. 3 punti. E c'è uno scontro diretto? Lo scontro diretto c'è stato già, solo che adesso mi piace credere, insomma, credo che il calendario, sempre fra virgolette, è un po' più agevole. Ma ripeto, viviamo la giornata e dopo l'ultima prestazione il morale è molto più alto rispetto a l'ultima avete vinto, mi sembra, al Tebre contro una squadra forte. Sì, e abbiamo vinto, tra l'altro, che perdavamo 2-0 in bella casa. Bella rimonta. Sì, una bella prova di orgoglio e di carattere, e quindi abbiamo vinto contro l'Universal di Catania, composta da giocatori che fino all'anno scorso hanno fatto la promozione in Serie A2, quindi è una doppia vittoria. Tu tra i giocatori che hai a Modica, molti li avrei già allenati, di alcuni sei stato anche compagno di squadra, perché io ricordo fino a 3 anni fa, ti ricordo ancora, validissimo, tu eri per esempio un mago dell'alzata, no? Uno specialista dell'alzatore, ma poi giocato in Italia in moltissime zone. E com'è il tuo rapporto con gli ex
compagni di squadra, queste sono domande normali, però sai, quando uno è come se passasse dall'altro lato della barricata sotto certi profili. Sì, è così, nel senso che bisogna dividere quello che è la sensazione dal giocatore in cui io ho militato da palleggiatore a adesso insomma all'allenatore. Quindi il rapporto deve essere sempre, almeno quello che mi è capitato a me, sempre con una certa armonia, ma marcando bene le differenze. Hai incontrato difficoltà, no? No, no, assolutamente, anche perché la voglia dei ragazzi di riscatto è forte, cosa che a qualsiasi allenatore farebbe piacere. Senti, e il pubblico vi segue? C'è parecchia gente? Sì. Giocate sì. Al Palarizza voi? No, noi giochiamo al Geodetico. È meglio perché è più ristretto, no? Il pubblico sì. È più vicino. Devo dire che per l'avversario è meglio giocare al Geodetico, nel senso che noi ci troviamo meglio lì. Certo. Fa tanto il fattore campo, questo fa tantissimo. E allora, raccontiamo un po', tu sei, penso che tu abbia il doppio passaporto, no? Sì, sì, esatto. Sei argentino, italiano da una vita, sposato con una ragusana, credo una volta mi raccontato sei arrivato ai tempi dell'università, dove eri? A Catania? No? Quando sei arrivato? Allora, io sono arrivato nel 89, il mio primo contratto lo fece lì, che poi è diventato triennale a Catania, dove poi ho conosciuto... Allora cos'era? A2 Catania? Era B1. B1. E da là, senza volerlo, è iniziata la mia carriera. E poi hai fatto Puglia, hai fatto un po'... Sì, poi ho girato tanto in Puglia, sono stato 11 anni, poi sono stato anche in Calabria, sono stato anche sempre nel Meridione, dove alla fine mi sono trovato molto meglio, anche una questione culturale, penso. Bene, e ti sei trovato... Tu hai discendenze italiane o no? Sì, sì, sì. Mio bisnonno originario di Reggio Emilia. E difatti il cognome è di quella zona. Benassi, esatto, da quella zona là. Quindi lui ha fatto questo salto dell'Atlantico a fine 800 e è venuto in Argentina. E quindi, da là... sei uno dei tanti, ma ormai sei ragusano a tutti gli effetti praticamente. Sono 9 anni che sono già qua, quindi poi c'è la moglie ragusana e tutto. E quindi hai seguito anche il mondo della pallavolo di questa provincia, segnatamente a Ragusa, a Modica e a Pozzallo. Esatto. Brevemente, le differenze di pubblico, cosa hai visto? Beh, anche lì è una questione di tradizione. Ragusa sicuramente ha una tradizione fortissima con la pallacanestro. E quindi la pallavolo. E quindi, meno. Sebbene noi abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati, promozioni, playoff. Avevamo ottenuto anche una bella attenzione, ma grazie anche a Teleiblea. Sì, ma lo seguivamo perché voi meritavate, perché era una bella squadra davvero. Sì. Adesso ad esempio Modica ha una tradizione forte con la pallavolo, sì. Perché anche la pallavolo femminile, ricordiamo che loro militano anche in Serie B. E non so qualche altra realtà a Modica, quella che a invece me Pozzallo. Sfugge. Pozzallo è molto ancora forse più sentita. Anche magari, perché è l'unica squadra praticamente. Magari è l'unica squadra ora che rappresenta. Ora c'è la pallacanestro un po'. Tanto saluto gli amici dell'Azzurra Basket, però chiaramente la pallavolo. Allora, andiamo nella parte finale dell'intervista. Ormai praticamente tu conosci tutti i giocatori, lasciamo perdere quelli che vengono fuori da catenate della zona del Ragusano. Giovani, man mano che crescevano, qualcuno che ha abbandonato. Secondo te... c'è la materia per se si volesse e se si potesse, questo è fantavolle, per creare, sommando questa, far venire fuori una grossa squadra, se fosse possibile. Io sono sempre ottimista e positivo, perché io sempre ho fatto pallavolo, sempre mi sono dedicato a seguirla anche quando sono stato fermo, quindi anche lì... io sono convinto che manca un po' la mentalità di voler costruire, si pensa subito magari al risultato immediato e invece non ci al vuole costruire tempo, e ci vuole tempo, pazienza, esatto, costanza. Devo dire che nella società dove io ora sono alla Volley Modica ingaggiato, ci sono i presupposti, ci sono più di 200 ragazzi e ragazze. Tutti quanti seguiti in maniera precisa da allenatore tecnico?
da allenatrici e allenatori, cosa che non si sa in giro perché non hanno neanche loro tanta visibilità, però hanno sicuramente un settore giovanile di primo ordine. Benissimo, domanda banale anche questa. E le idee di Manuel Benassi per da ottobre in poi? Le mie idee sono sabato andare a Palermo e fare una bellissima, bellissima prestazione. Dicevo che viviamo alla giornata, ma mi farebbe piacere continuare questo progetto che la società ha dato fiducia. Ma io da quello che sento in giro, sai, non è che io sia un grandissimo addetto ai lavori, però bene o male le voci mi arrivano, sono un po' terminale, mi sembra che in società ci siano ottime, ci siano molte idee, molti sia proprio l'idea che si possa continuare con Benassi ha preso parecchio piede, io penso sia anche giù, però devo farti un'altra domanda. E secondo te c'è speranza che Ragusa possa riavere un po' di pallavolo a livelli accettabili nel tempo? Io me lo auguro tantissimo. Me lo auguro perché, ripeto, il nostro percorso, nostro, perché parlo anche di i ragazzi, dirigenti che hanno... Parlate pallavolo, non si può dimenticare Ninni Adamo, ovviamente. Sicuramente. Anche se adesso giustamente fa il padre di un fenomeno del nuoto a dorso per suo figlio, però... Sarebbe bellissimo poter avere, insomma, una pallavolo ragusana che possa rappresentare... Io, per esempio, ricordo l'ultimo derby con finito 32-31, una cosa bellissima, una cosa, io che non sono un partito alla pallavolo, veramente con me siete stati molto vigliacchi, perché a furia di seguirvi mi avete fatto diventare un appassionato della pallavolo, diciamo, che io non lo sono stato mai. Quanti più derby ci siano meglio per l'ambiente, per il movimento. Bene, allora andiamo a chiudere, ricordiamo che questo gentilissimo e simpaticissimo signore Manuel Benassi, l'allenatore della Volley Modica, che giocherà sabato a Palermo. E com'è il Palermo? Palermo è una squadra composta da giocatori di primo ordine. Ma in lotta per qualche No, sono metà classifica, però è chiaro che loro vengono da una sconfitta, quindi okay. È chiaro che vogliono sicuramente dire la loro. Quindi, come si dice a pallavolo, martellate. A non finire duri e masi. Allora, ringrazio Manuel, non si fanno gli auguri, però ovviamente speriamo di poter rivederci alla prossima stagione venendo a parlare della salvezza della Volley Modica allenata ancora da lui. Saluto la squadra, la dirigenza e la città e magari prima della fine del campionato, soprattutto se quantomeno andiamo in play-out, ci sentiamo. Grazie Manuel. Grazie a voi. Buonasera. Mi candido a sindaco di Ragusa perché con tanti ragusani di buona volontà vogliamo che questa città torni a produrre ricchezza, ma una ricchezza per tutti, perché vogliamo mettere assieme sviluppo economico e coesione sociale. Vogliamo una città che non lasci indietro nessuno, una città a misura di bambino, a misura di giovane, a misura di anziano, a misura di famiglia. Vogliamo dare servizi efficienti, con tasse più basse. Vogliamo mettere assieme vecchio e nuovo, giovani e anziani, perché da questo insieme possiamo produrre bellezza e la Ragusa prossima sarà la città della bellezza. Questa è Teleiblea. Bye.
Basta, 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 non ne posso più, non ne posso più. Ho bisogno di una vacanza. Scusa, perché non andiamo a Malta? Con Air Malta, in pochi minuti, sarai sull'isola dei Cavalieri. Il tuo magico weekend con voli a prezzi imbattibili ed il posteggio in aeroporto a Comiso è gratuito. Informazioni e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi o sul sito airmalta.com. Arredamenti in via Carducci 184 a Ragusa, se acquisti un tavolo e 4 sedie Caligaris, fino al 15 aprile 2 sedie le avrai in omaggio. Inoltre, fino al 30 aprile, su tutti i prodotti promozione tasso zero in 10 rate, con prima rata dopo 30 giorni. E non è tutto! Per qualsiasi acquisto, trasporto e montaggio sono gratuiti. Più di così! Caligaris, via Carducci 184 a Ragusa.